sono onoratissimo di essere qui, anche se svolgo la mia solita funzione che corrisponde al mio ascendente zodiacale, che è lo Scorpione, che è di essere in cauda venenum, cioè di fronte a tutti questi incontri molto sentiti, molto positivi, ci vuole uno spirito sostanzialmente incarognito che dica non ci credo affatto. Perché se facciamo ragionamento su questo cosiddetto bel paese, mi ricordo quando arrivai la prima volta in Italia nel 1915 con le truppe americane, questo era il paese più bello del mondo ed era il più povero d'Europa. Oggi che sono diventato finalmente adulto nel 2015, 100 anni dopo il 24 maggio, mi ritrovo ad essere nel paese non più povero, un paese agiato, diventato orribile. Allora su questo tema dovremmo avere coraggio di ragionare, cioè pochi sono riusciti nel giro di un secolo a distruggere con tale convinzione, tale partecipazione pubblica un patrimonio così importante. Siamo da questo punto di vista in Italia, siamo forse in assoluto nella dimensione di un primato totale, cioè dovrebbero darci un premio, nessuno è stato bravo come noi a demolire. E oggi ragionarsi non è facile, perché per operare un'operazione così drammatica di distruzione del passato non è bastata solo la forza degli appetiti di una piccola borghesia che voleva arricchirsi o di aree finanziarie che volevano trovare ritorni economici. C'è voluto un accordo complessivo trasversale con gli enti pubblici, gli intellettuali, gli operatori, gli appetiti del singolo. Cioè è ora di affrontare il tema. Io credo che la prima cosa che alla quale dovremmo pensare uno di questi giorni è una grande manifestazione espiatoria, visto che il Ministero poi è all'interno del Collegio Romano, che fu la prima università vera di Roma. Si potrebbe far partire questa processione espiatoria attraverso la città, dicendo dopo 100 anni dobbiamo pensarci. D'altro canto bisogna anche tener conto di un altro dato importante. Il paese esiste da 150 anni, abbiamo dimenticato di celebrarlo l'ultima volta che c'è stato l'anniversario, perché c'erano altri problemi in corso, però sarebbe stato bello ricordarlo. Il paese è unito da 150 anni, ed è straordinario che sia unito da 150 anni, ma è la sommatoria di 7 stati precedenti, che avevano ognuno di loro un demanio vastissimo e una eredità storica altrettanto complessa. Radunate in un'unica eredità storica ne abbiamo perso il controllo e soprattutto abbiamo affidato il controllo, per genesi della stessa del paese, io ho grande affetto per i piemontesi, ma alla parte che storicamente aveva il patrimonio più ridotto, cioè Piemonte era l'area senza grandi collezioni allora, con certi edifici aulici e straordinari, ma con un'inclinazione più alla caserma che al palazzo. Questo paese, quella nazione delle caserme, ha unificato la nazione delle ville campagnole e della tradizione musicale e della tradizione degli oggetti e del collezionismo e tutto ciò messo insieme. E oggi siamo a questo punto, cioè una cosa curiosissima, apparentemente, devo dire la verità, non c'è salvezza. Questa è l'impressione che ho io quando vedo la inarrestabile trasformazione di un paese verso il brutto, verso il disarmonico, verso l'interesse privato, abolendo ogni concetto di bene comune. È avvenuto così. Poi i ministeri si succedono, questa volta ho anche la fortuna di avere un'amica che se ne occupa, quindi è non solo un'amica, ma una persona che nella vita privata precedente ha condotto battaglie regolari per la salvaguardia del patrimonio. Però mi sembra che ci sia una sorta di diavolo terribile da qualche parte che ci condanna alla demolizione. Questo diavolo ha invaso tutto. Mi ricorderò sempre ancora il mio vecchio amico Giovanni Urbani, quando era ancora bello fresco e carico di energia, si occupava di una teoria possibile del restauro, ne abbiamo discusso a lungo. Cosa è successo? Mi viene in mente la situazione attuale di UNESCO in Italia, una situazione assolutamente bizzarra, che l'UNESCO di Parigi guarda addirittura con un certo spavento, perché organizzato intorno a parametri improbabili, dichiarazioni rodomontesche e realtà effettive assolutamente nulle. Cioè siamo diventati dal paese del patrimonio il paese della celebrazione del patrimonio morente. E allora di fronte a un tema del genere credo che già un incontro come quello di oggi è molto importante. Penso che il percorso primo è un percorso di sensibilità.
Credo che per esempio l'intervento fatto sulla Villa Reale sia da quel punto di vista emblematico, perché ha dimostrato che è possibile, si può fare anche con parametri economici plausibili, non è impossibile farlo, che è la prima cosa di cui ha bisogno il Paese, immaginarsi che non sia impossibile. Anche se poi adesso nel video non appare, ma qui non, vista la situazione nella quale mi ritrovo, mi tolgo due o tre peli dalla lingua, cioè i fratelli Navarra avrebbero potuto fare una cosa molto più di gusto, il gusto conta, se non ci fossero stati i vincoli della sovrintendenza. Ho visto delle grechette sulle pareti alle quali mancava un dente, siccome mancava un dente, questo dente dovrà mancare per sempre. Ora, questo dente della grechetta non era diverso, ne sono assolutamente sicuro, lo giuro dinanzi all'Onnipotente, degli altri 4.000 denti che erano in quella sala. Ho visto delle parti leggere di decorazione delle imposte delle finestre che erano fatte con 4 roselline ed erano 4 roseline su ognuna delle 12 finestre. Mancava una rosellina, non si è più rimessa, perché sennò il restauro non è filologico. Allora, quando un mondo va in crisi, va in crisi in tutti i suoi elementi, va in crisi nell'elemento partecipativo, nell'elemento morale, nell'elemento di sapienza, nell'elemento scientifico. E penso che oggi è proprio da questo tema che dovremmo avere coraggio di ripartire, cioè we have to rediscuss the question, cioè dobbiamo ridiscutere la questione alla radice, perché se no continuiamo a vivere in una dimensione molto, molto etica, molto, molto kantiana, dove l'unica cosa che vale è il guter Willen, la buona volontà. Ma Hegel smontò Kant proprio sul concetto della buona volontà. Con la buona volontà non si forma lo Stato. Ed è forse quello un po' il punto che dovremmo avere coraggio di affrontare oggi, nella sua complessità, tenendo conto che in realtà, effettivamente, la gran parte del patrimonio italiano è sostenuta dai privati. Che il caso Monza è emblematico perché rinasce un bene pubblico cadavere da un lunghissimo periodo con un dialogo con i privati. La parte, a mio parere, più commovente di ciò che è avvenuto a Monza è che si è tolto finalmente questa sorta di tabù del rapporto fra pubblico e privato. Si è dimostrato che si può fare, che è corretto farlo e che si ottiene un risultato. Soprattutto lo si ottiene se lo paragono agli interventi pubblici fatti in altre sedi, dove invece il cervellottismo ha portato a una sorta di suicidio di massa. Do sempre come esempio, inviterei tutti a vederlo, il restauro fatto in base agli ordinamenti della sovrintendenza del castello di Vigevano, un percorso che chiunque al mondo non può definire che demente, assolutamente privo di parametri, privi di buonsenso, privo della cosa più importante, quella che noi dimentichiamo sempre, che è immaginare che l'avvenire esista. Cioè noi non pensiamo mai che l'avvenire esista e dovremmo anche compiere un secondo salto linguistico, e questo lo dico con molto sommo dispiacere, essendo francese di origine, quindi il concetto di patrimoine l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo venduto nel mondo, però non ne posso più del concetto di patrimoine, divento britannico, credo molto più alla legacy che al patrimoine, cioè la legacy è ciò che abbiamo ricevuto e che abbiamo l'obbligo di trasmettere, mentre il patrimonio è un fatto che riguarda un po' il ragioniere dello Stato, decide quanto vale e si ferma lì. La legacy è un'altra cosa, cioè cosa facciamo con le cose che abbiamo ricevuto? Che destino gli diamo? Parliamone per esempio con quei buoni esseri umani dei monzesi, hanno rimesso a posto la villa. Sì, ma il Mirabello è un cadavere, il Mirabellino sta crollando, le vecchie scuderie sono state abbandonate, tutto il resto del parco di Monza è un punto interrogativo al quale nessuno è in grado di dare una risposta. Si può immaginare un restauro dei manufatti senza capire che fanno parte di un tessuto complesso e che è questo tessuto complesso che deve rivivere? E in questo la domanda è molto importante, e penso che sarebbe quell'incontro di oggi. Mi commuove perché potrebbe essere un embrione di incontri più articolati. Esiste un mondo vastissimo, questi disperati che noi abbiamo all'università, che hanno detto gli studenti, no? E che maciniamo regolarmente senza dargli un progetto reale per quando saranno grandi. Quelli che vengono da noi a fare architettura, vedo il Dezzi Bardeschi, poi alza la mano destra e dimmi testimonio, no? E si è occupato di restauro per tutta la vita, ma vedo anche quelli di beni di conservazione dei beni culturali, altre truppe di futuri disoccupati.
Cioè siamo in grado di proporre a loro un dibattito che abbia un peso, scusate, io voglio usare una parola inelegante oggi, che abbia un peso ideologico. Esiste ancora un'ideologia possibile del restauro? Esiste un'ideologia da dibattere sul restauro, da far sì che quello che si chiama quella maniacalità dell'accerto sarà giusta o è sbagliata? Io sono un oppositore drammatico della maniacalità dell'accerto, cioè se ci sono in fila 15 quadretti, uno bianco e uno nero, e ne manca uno, anche un demente riesce a capire che è bianco o che è nero. E lasciarlo lì con una macchia contorniata è un colpo al cuore. E dipende, ancora una volta, poi dipende dagli uomini. E qui faccio l'appello alla Borletti Buitoni. Dovete comprare degli uomini freschi. Il Ministero non ha più comprato esseri umani freschi da troppo tempo, non ha più fatto concorsi, non ha più portato progetti nuovi, non ha più portato energie nuove, pensieri nuovi, e non ha portato dibattito. L'ho vissuto sulla mia stessa pelle, avendo dovuto affrontare un restauro in casa in cui mi è caduta addosso una sovrintendenza simpatica, quella milanese, che mi ha obbligato a mettere su un affresco, di cui rimaneva sostanzialmente solo la sinopia, dei macchioloni enormi bianchi a dimostrare che erano accerti. Poi è arrivato invece il mio amico sovrintendente di Siena e mi ha detto: ma che tu hai fatto qua? No? Allora, vogliamo dibattere una teoria? Cioè abbiamo oggi bisogno assolutamente di una teoria sul paese. Non deve essere quella dell'uno o dell'altro, ma almeno del dibattito. Cioè, what shall we do? Cioè, che cosa si fa con questa roba che abbiamo ricevuto e che sta andando in malora? E che sta andando in malora non nel meridione, nel nord, che esattamente come nel meridione. Cioè, quando abbiamo lanciato quella parola d'ordine goliardica, io non posso fare altro che compiere gesti goliardici, che era quella di Save Italy, l'abbiamo lanciata per, in un qualche modo, per frenare la povera Polverini che voleva mettere una discarica davanti alla villa di Adriano. Aveva anche lei diritto a una discarica, tutti i presidenti di regione hanno diritto a un paio di discariche perché garantisce la rielezione, però proprio messa lì davanti a Tivoli era un po' troppo. Ebbene, riuscimmo a bloccare l'operazione con un appello trasversale, grazie allo strumento tremendo che è la televisione, però con una manifestazione, ti ricordo, di gruppo, di volontari, di casuali, si riuscì a generare un momento d'attenzione. La stessa che poi abbiamo messo in atto quando convinsi Brai, in un momento, quel breve momento in cui si occupava del Ministero, a riacquistare Carditello allo Stato italiano. Cioè Carditello, non mangeremo gli spaghetti con la pomarola in gobba senza Carditello. Carditello era andata a morire nel suo angolo, restaurata anche correttamente, poi integralmente cannibalizzata dalle popolazioni locali, ed era in vendita per farci un grand hotel in mezzo alla camorra. Ovviamente nessuno la comprava. Lo Stato l'ha ricomprata per una cifra, credo, anche abbastanza contenuta, cioè il prezzo col quale si compra un appartamento. Ma è uno dei luoghi sacri dell'umanità. Cioè chiunque azzarda una pizza a Toronto oppure in Giappone deve una parte del suo morso a Carditello. Noi non siamo in grado oggi di comunicare questo fenomeno magico. Quindi ci manca veramente la capacità di prendere coscienza, trasmettere coscienza e inventare soluzioni che siano soluzioni in grado di ridare vita reale. Cioè di capire che comunque il passato non è quella roba lì che in teoria si può ripristinare. Pensate che io sono dei pochi che ha pianto a lungo quando è stato restaurato in modo fintamente storicista il Quirinale. Io volevo Quirinale arancione, volevo la storia d'Italia, io volevo il giorno in cui lì il re abdicò, cioè la storia d'Italia, la storia dei miei 150 anni di unità d'Italia. Me l'ha cancellato il restauro. Li hanno cambiato colore, hanno fatto finta che l'Italia non si sia mai unita. Forse era simbolico quel restauro. Allora ragioniamoci, probabilmente oggi ci tocca restaurare il restauro. Le tavole rotonde che seguiranno e che sono già state programmate serviranno soprattutto a questo, partendo da questo progetto, sentire tutti i pareri, tutte le esperienze, tutte le idee delle persone naturalmente che hanno competenza in questo campo per migliorare e far procedere questa idea, che è molto, diciamo, semplice nelle linee guida, cioè che noi siamo una nazione leader in questo settore,
che noi siamo una nazione che fa innovazione in questo settore, che siamo capaci di creare la governance che organizza questi grandi restauri, che formiamo grandi professionalità e che possiamo insistere sulle programmazioni di conservazione che siano appunto conservative, programmate, non i grandi restauri che fanno solo, attirano solo attenzione, ma una politica di restauri programmati. Che è necessario mettere a punto sempre meglio il partenariato tra pubblico e privato, questa è una delle linee di forza di questo progetto, anche perché nasce... Sì, sì. Adesso lasciamo, alla fine avete un attimo di tempo per tornare sull'argomento, e poi il tema della sostenibilità economica e finanziaria, che non è un tema da poco. Ecco, tutte queste cose verranno poste alla discussione attraverso le tavole rotonde, però adesso è veramente giunto il momento di sentire l'intervento di Attilio Navarra, che come presidente di Italiana Costruzioni questo progetto lo ha voluto, seguito, che nasce dalla sua esperienza e quella del gruppo in cui lui lavora. E quindi lascio a lui la parola.